Nel libro, appunto, tra le poche note positive e insomma, le poche idee per uscire da tutto ciò, c'è lo chef della salvezza, così chiama il capitolo sullo chef Loretta, e racconta di questa realtà che a me mi ha interessato molto, tant'è vero che ho anche invitato una delle persone che se ne occupa in trasmissione, perché di fatto lo chef, adesso ci spiegherai bene che cos'è, ma insomma è un modo in cui dal basso ci si può dare una mano, anche se non cambia una cosa all'altra, così spiegaci ma sostanzialmente dal quadro che abbiamo delineato anche nel libro emerge sostanzialmente una questione che oggi con la guerra valutaria, dove tutti cercano di svalutare la propria valuta meno che l'Europa, noi nell'area euro non possiamo più esportare in altri posti. Diversamente il mercato interno, che è già un mercato importante, a noi ci è precluso proprio perché l'euro della moneta nostra è troppo forte rispetto alla nostra economia, e questo ci impedisce anche, infatti noi abbiamo perso dall'entrata in vigore dell'euro, noi abbiamo perso tutta la quota di esportazione a favore di Germania e Francia, soprattutto Germania. Ecco, in questo momento quindi noi, a meno che non ci sia una diversa visione della politica, noi abbiamo un pensiero unico politico economico che non vede, non mette in discussione determinate cose che noi invece cerchiamo di mettere in discussione, proprio perché la questione è: dobbiamo subire questo degrado fortissimo e questa asfissia economica che si produrrà ancora di più, nonostante che noi abbiamo perso il 30% della nostra produzione industriale. Quindi oggi tra l'altro noi siamo a un livello dove Saipem, Monte dei Paschi ci fanno vedere come noi lo descriviamo il processo delle privatizzazioni del 92, e questo processo è molto simile a quello che è successo 20 anni fa, che tra l'altro sai per un profit warning io ho visto che poteva andare sul 10% di perdita, mai un 30%, che è stato quasi un 40%. Non so se tutti avete seguito, ma negli scorsi giorni la società dell'ENI, che si chiama Saipem, che fa tubature per l'ENI, quindi ha un business molto sicuro, perché quelli di gas, del petrolio devono passare, insomma, ha fatto un profit warning che vuol dire, ha detto valerò di meno, e questo ha prodotto in banca la perdita di un terzo del valore, credo che abbia perso 4 miliardi di euro in un giorno, appunto, sommiamo 4 miliardi di MPS, ti fate un po' idea di che cifra si sia, appunto, sono po' la Grecia questi soldi qui. E questo significa che c'è una speculazione proprio su queste cose, in quanto ovviamente speculando su Saipem si può prendere una società della forza di Saipem a molto col 30% di sconto. Ma tra l'altro un'altra cosa interessante anche su Saipem, scusami, è che pare che gli amici sapessero, c'è qualcuno che ha avuto prima che Saipem crollasse, come sempre la famosa frase di Galbraith, c'è un momento in cui si vede la roba, gli imbecilli sono sempre poveracci che se la prendono in quel posto, e qualcuno che invece ci guadagna sempre. Quindi no, il pericolo quindi è che le nostre banche vadano in mano ai creditori, perché molti non sanno che il 30% di Monte dei Paschi è dato impegno alle banche creditrici. Questo vuol dire che se non pagano Monte dei Paschi ce lo giochiamo, indipendentemente da come è stato gestito, che è stato gestito in maniera a dir poco delinquenziale, ma questo fa parte del gioco, indurre ad indebitarsi, magari facendo vedere delle prospettive per la politica clientelare eccetera, e poi a un certo punto presentare il conto e svendere poi all'estero. Quindi banche e l'industria che ci rimane, probabilmente non ce la giochiamo in questo frangente. Adesso, che possiamo fare? Cioè, se non c'è una politica che mette un argine a questo, e la politica sembra che non lo voglia mettere, almeno da quello che sappiamo, noi dobbiamo in qualche maniera recuperare il mercato interno, perché all'estero non ci possiamo andare, all'interno abbiamo un'invasione dei prodotti che provengono sia dall'Europa che dall'Asia, e quindi a questo punto dobbiamo ricominciare a ricostruire quel percorso che naturalmente è le nostre economie locali, e questo Acciaierie cerca di farlo spieghi come funziona, insomma, nella pratica, perché in realtà sono
insomma, creato degli sconti, a quanto ho capito io. Sì, noi visto e considerato che non si può né creare una moneta complementare in Italia, né battere moneta tantomeno, l'unica cosa che ci viene permessa è quello di giocare in maniera intelligente con una diminuzione di prezzo. E questa diminuzione di prezzo infatti si chiama scelta l'acronimo di solidarietà che cammina, perché si passa di mano in mano questa diminuzione di prezzo. Io scelgo di fare un'azione di solidarietà nei confronti della comunità e la comunità mi premia acquistando da me invece di andare a un centro commerciale o altre cose. Dall'IS, se insieme a questo strumento noi cominciassimo a ricostruire le filiere vere e proprie, oggi 1000 imprese al giorno muoiono, 1000. Questo vuol dire che il nostro tessuto economico, che è fatto da piccole e medie imprese con nemmeno 10 dipendenti, stanno morendo. Questo noi dobbiamo in qualche maniera arginarlo con i nostri comportamenti economici, quindi i nostri acquisti. Naturalmente deve essere una cosa concertata con gli enti locali e con gli attori del territorio. Non può essere... Sono gli enti locali che devono in qualche modo sovraintendere la cosa, la comunità e le imprese. E le imprese anche di produzione. Infatti noi stiamo, ad esempio, l'altra settimana, eravamo in Toscana e tu sai benissimo che c'è un polo tessile e calzaturiero piuttosto importante che oggi sta quasi morendo in crisi tremenda, per cui ci dicevano che sono disposti a fornire i nostri negozi del circuito. Noi abbiamo circa 3.000 imprese che aderiscono a questo circuito, a rifornire direttamente senza passare da intermediari di prodotti di altissima qualità che fanno loro a costi cinesi praticamente. Quindi noi si può tranquillamente ricostruire pian piano un tessuto economico sostenendo le nostre imprese, nell'attesa di ricontrattare a livello politico tutte quelle cose che naturalmente non possono non essere ricontrattate, perché ne va della nostra sopravvivenza economica e anche sociale, direi, perché è un problema anche sociale. Questo però è un atteggiamento che io trovo molto sano, nel senso che poi questo è un paese che si è sempre reinventato anche in momenti peggiori. Questa iniziativa dello Shell è sicuramente